Buonasera. Voi sapete chi sono? Spero almeno. Quest'anno è tutto un po' diverso, come dicevo, degli altri anni, perché gli altri anni le conferenze erano innanzitutto delle guide all'ascolto dei concerti che sarebbero successi l'indomani. E quest'anno non è proprio così per vari motivi. Innanzitutto il motivo è per la conferenza di dopodomani, perché dopodomani la conferenza è, e questa è stata una richiesta molto particolare di Carlo Incontrera, il direttore artistico, che avrei fatto una conferenza praticamente basata sulla mia tesi di dottorato, che è un argomento molto particolare del Ring, come l'organizzazione musicale e simbolica del linguaggio e del Ring e anche del significato di questo linguaggio. E quindi sarà dedicato proprio a quello, che non coinvolge i programmi, o almeno non in modo molto diretto. È vero che domani sera suona un bel passaggio del Ring, che contiene qualche elemento che anche è l'argomento della mia tesi, però non è direttamente coinvolto. Allora stasera dovrò fare tutti e due i programmi, però non farò molto in breve come guida e ascolto, perché preferisco parlare. Wagner è un personaggio talmente enorme e di cui si può dire veramente tanto, è praticamente l'unico argomento musicale su cui mi sento veramente in grado di parlare. Tutto il resto posso improvvisare qualcosa, ma su Wagner posso veramente dire delle cose, e quindi anche per quello. Vorrei annunciare, cosa che forse qualcuno di voi magari sapete o non sapete, che credo che Incontrera mi avesse chiesto di fare questa ultima conferenza sulla mia tesi, perché pensava che probabilmente sarebbe stata la mia ultima conferenza qui a Cortina, per i concerti della scuola normale. A Pisa, dove ho detto? Oh, scusate, a Pisa, sì, per carità, non c'è da confondere molto. No, perché siccome Carlo sapeva che sarebbe andato via, che sarebbe andato in pensione, e che per il futuro è difficile che uno che viene 9 anni di fila per una vecchia gestione continui a venire per la nuova. Questo anche, mi sembra anche abbastanza logico. Però non sarà così, perché io sono la nuova gestione, nel senso che mi hanno nominato il direttore artistico dei concerti della Normale. Quindi, grazie. E a parte l'onore di venire qui dopo Incontrera, che considero come il più grande, il più riuscito, più interessante di tutti i direttori artistici italiani e internazionali, e io ho accettato in gran parte perché così almeno avrei garantito la mia presenza qui, perché siccome sono datore di lavoro posso sempre darmene. Purtroppo con certi limiti, perché ovviamente vorrei tornare ai bei tempi di una volta, quando venivo qui a fare 8 lezioni, 8 concerti, o anche 6 per Chopin. Questo purtroppo non potrò fare. L'anno prossimo farò solo 2 concerti, 2 conferenze nel ciclo di questa di una settimana. Però farò anche delle altre conferenze durante la stagione, attaccati a programmi non tutti miei. Uno sarà l'inaugurazione, il 18 ottobre, sarà la nona di Beethoven con Umberto Michelangelo, l'orchestra di Mantova, e farò una conferenza sulla nona di Beethoven qui la sera del 17, la sera prima. Poi il tema, un po' come filo conduttore della stagione, che non c'entra, ma in modo molto indiretto, con la nona di Beethoven, è l'anniversario dello scoppiare della Prima Guerra Mondiale, cioè in senso quel periodo proprio prima della Prima Guerra, che è un periodo particolarmente interessante e particolarmente significativo sia per cosa significa l'arte e la musica nel contesto storico, e anche per quello che è stato scritto e composto in quel momento. E la nonna di Beethoven, secondo me, avrebbe il senso di essere, se prendiamo il capitolo dell'Ottocento, sarebbe un po' come il pilastro iniziale, un po' la nonna di Beethoven, e quello che finisce quel sogno della nonna di Beethoven sarebbe un po' la Prima Guerra Mondiale. Come in un altro contesto, come disse Leverkühn nel Dr. Faustus di Thomas Mann, quando muore il nipotino,
e lui è distrutto perché è convinto che è colpa sua, per questa, paga il patto col diavolo e dice che non ci posso più credere. E l'amico dice: ma a che cosa non puoi più credere? Alla nonna di Beethoven. E quindi questo è un pochettino come quello che significava simbolicamente la nonna di Beethoven veniva distrutta dalla prima guerra mondiale. Faremo altro anche nella stagione, per esempio Pierre Lunaire, e che suonerò il pianoforte di Pierre Lunaire, e la sera prima farò anche una conferenza su Pierre. Di questo non posso ancora dire la data. Abbiamo altre cose, ma preferisco così presentare tutto quando avremo finito tutto. Abbiamo quasi finito tutto, ci sono sempre le solite complicazioni italiane delle cose, ma risolveremo tutto. Però sono molto contento perché così, almeno per un po' di tempo, posso garantire la mia presenza qua. Di Wagner. Per cominciare di parlare di Wagner, vorrei fare qualche constatazione di fatto, proprio di fatto, cose da non discutere, perché ovviamente di Wagner innanzitutto si discute. È un fatto, per esempio, un fatto che qualcuno ha detto 80 anni fa, qualcuno ha scritto che, cosa strana, dopo Gesù Cristo e Napoleone, la persona che aveva più ispirato libri era Wagner, e che trovava una cosa stranissima, che proprio un compositore era stato in tutta la storia, questo 80 anni fa. E la cosa strana, che credo che quello che è cambiato negli 80 anni di mezzo è che Napoleone è sceso moltissimo, ma Wagner è ancora salito, probabilmente ormai sarà numero 2, se addirittura non numero 1. Sì. E un'altra cosa, fenomeno strano, il mondo intero è pieno di società wagneriane, circolo wagneriani. In Italia meno di molti altri paesi, perché non siete un paese di circoli in genere, ma ce ne sono 4 in Italia che conosco, e forse di più, ma conosco 4 in Italia, per esempio. Ci sono società mozartiane e bacchiane e chopiniane, poche, ma qualcuno c'è nel mondo. E normalmente sono dei piccoli gruppi di persone che incoraggiano esecuzioni, o che aiutano ai giovani a trovare possibilità di suonare, o che forse incoraggiano anche studiosi, per esempio una società chopiniana che magari anche può aiutare alla pubblicazione di volumi delle lettere di Chopin o qualcosa del genere. Ma sono piccole e molto ridotte nelle attività. Invece ci sono centinaia di società wagneriane che esistono perché gruppi di persone, a parte di cui sono completamente ignoranti della musica, possono discutere e discutere e discutere. Cioè, è questo un elemento di fatto, che di Wagner, come nessun altro compositore, si discute. E non è sempre stato così. Non pensate, questo è un argomento su cui parlerò solo alla fine della serata, se qualcuno mi pone una domanda. Io preferisco, cioè, vediamo, io almeno nel contesto di questa conferenza non parlerò di Wagner e i nazisti, Wagner e l'antisemitismo e Wagner e il resto. Però, se volete, ne parlerò. Però solo a domanda, non autogestito. Però si potrebbe dire: ah, queste polemiche su di Wagner ci sono perché è stato il compositore favorito di Hitler, per questo o per quello. Ma il fatto è che le polemiche su di Wagner c'erano anche molto prima. Di quale altro compositore si sono battuti in duello? Io conosco almeno 5 casi clamorosi di duello. Per esempio, uno molto interessante per la storia proprio è il, come si chiama in italiano? Il suocero di Thomas Mann, Pringsheim. Grande, grande, grande wagneriano, uomo molto ricco, ebreo, a Monaco, che non voleva andare via dalla Germania. Che, nonostante tutte le pressioni, poi tutta la famiglia che era già uscita, lui e la moglie rimanevano a Monaco, poi hanno perso la casa, hanno perso questo, e poi a un certo punto si rendevano conto che quello che sarebbe successo dopo Kristallnacht, e lui non sapeva cosa fare, e scrisse alla Winifred Wagner, persona, insomma, cioè era la vedova del figlio di Wagner, che era ormai la direttrice del festival di Bayreuth, e era stata, non era più, un'amica intima di Hitler, supplicandola di aiuto, ricordandole che lui si era battuto
in duello per Wagner nel 1890, perché lui era un wagneriano feroce, feroce. E lei di fatti lo salvò, intervenne e di fatti il motivo principale perché venne per Wagner non finì in carcere dopo la guerra, dove forse sarebbe stato giusto che finisse anche, è perché intervenne Klaus Mann, il figlio di Thomas Mann, nipote di Pringsheim, proprio dicendo che no, ma questa signora ha comunque salvato la vita di mio nonno e poi ha trovato tante altre persone. Questo, quindi anche un elemento interessante. Anche le società salottiere, a Parigi per esempio, se prendiamo Parigi all'epoca 1890-1900, praticamente si distinguevano, si identificavano se fossero wagneriani o non wagneriani. Infatti diventava un pochettino la stessa cosa dopo il caso Dreyfus, quando diventavano Dreyfusar o anti-Dreyfusar, un po' la stessa cosa. Ma Wagner era un po' il simbolo di in questo salotto siamo wagneriani. Un po' come dire che siamo cristiani o siamo, non so, e diventava... Perché Wagner suscita queste reazioni così forti, così violenti, queste passioni? È un argomento molto complicato e forse che rimane anche un enigma, cioè non ha una risposta sicura. Certo che Wagner suscita emozioni così forti, o forse dall'inconscio, diciamo, che certe persone preferiscono, diciamolo così, che sveglia delle cose che per certe persone preferiscono che non siano svegliate, disturba certe cose che preferisce che non siano disturbate. Forse non per caso che in Wagner l'incesto, queste altre cose, ha un ruolo abbastanza importante. A questo arriveremo un po' più tardi anche, ma rimane il fatto che Wagner ha questa reazione. E innanzitutto credo che, a parte il perché non è mai alla fine possibile quantificare, si può solo dire che è così, che Wagner, tra tutti i compositori, che Wagner forse non è il compositore che amo di più, se parlo proprio di me stesso, non è il compositore che amo di più, cioè non lo metterei prima di Beethoven, ma è il compositore per cui ho le più grandi passioni, questo sì. E questo sono come moltissimi altri. Allo stesso tempo conosco tante persone che veramente di Wagner non vogliono sentire, non vogliono sentire parlare. Anche questo spesso per motivi che forse non hanno niente a che fare con Wagner, però rimane anche questa reazione molto molto forte che Wagner suscita, che Wagner sveglia anche nelle persone. Anche nel mio caso, semplicemente per dare un esempio molto personale, io non saprei dire quando ho scoperto Brahms, o quando ho scoperto Schubert, o quando ho scoperto Beethoven, insomma. Ma io mi ricordo assolutamente il secondo, cioè proprio con un senso di coup de foudre, come dicono i francesi, quando ho scoperto Wagner, quando fu la grande rivelazione, che era il preludio e la morte di Isotta, da Tristan, che avevo 14, quasi 15 anni, forse sì, 15 anni. Proprio un momento, sì, e questo è un po' tipico della situazione di Wagner. Ecco, vediamo un po' chi è Wagner e cos'è Wagner, e più che altro. Wagner innanzitutto è un uomo di teatro. Lui nasce, cresce in una casa di teatro, che suo padre adottivo, Geyer, è un uomo di teatro, sua sorella maggiore che adora è attrice, che vive in un mondo che puzza teatro, puzza... E un'altra cosa, Wagner da piccolo piccolo divora la mitologia, è uno che, per cui la mitologia ha una immediatezza straordinaria. Mitologia innanzitutto greca, cioè la sua passione per le mitologie nordiche che poi dopo saranno l'ispirazione in parte per il Ring, per esempio, viene dopo, o anche Parsifal, ma no, Parsifal anche mitologie nel senso europei, perché quella è francese, anche Tristan originalmente, almeno il testo che Wagner
studiato prima era francese. Ma è una persona, un ragazzo che nasce e cresce in un mondo di teatro e di mitologia, di grande simbolismo. Perché sono tutte e due sono cose che parlano in linguaggi innanzitutto simbolici, in grandi immagini, non in una casa particolarmente musicale. Credo che un elemento importante di Wagner, anche proprio questo, che lui nasce genio musicale, questo è credo, io sono il primo di dire e di continuare a ripetere che Wagner innanzitutto è un genio della musica, che se Wagner non fosse stato anche compositore, o soprattutto compositore, noi oggi non sapremmo chi fosse Wagner. Che alla fine, nonostante tutte le altre qualità e tutto il Gesamtkunstwerk di cui parleremo ora, il fatto rimane che Wagner è compositore e la musica di Wagner è perché Wagner vive. Però Wagner stesso arriva alla musica attraverso il teatro e la mitologia. E questo spiega forse perché Wagner era praticamente capace di scrivere solo opere e non altre composizioni. Ha scritto altre cose, ma non sono importanti. L'unico che ha un'importanza artistica, Siegfried di Dillio, è strettamente collegato col Ring e con elementi anche personali, autobiografici, la nascita del figlio. Quindi sì, ci sono due sonate per pianoforte, un frammento e un'altra, ma sono pezzi di scarsissimo valore, insomma, sono di interesse come curiosità, ma cioè non. No, Wagner, la musica, lui arriva alla musica, anche se la musica è forse quello che è sta nel suo cuore, lui arriva alla musica attraverso la filosofia, ma innanzitutto la mitologia e il teatro. Forse per cominciare a spiegare Wagner un pochettino, vorrei proporre qualche fatto straordinario di Wagner, qualche fatto quasi unico di Wagner. Ecco un fatto che trovo straordinario. Non credo che in tutta la storia dell'arte, non solo della musica, che ci sia un caso di qualcuno che abbia scritto opere così mediocri, così dove nessuno avrebbe potuto immaginare la presenza di un grande genio, e poi in un salto comporre quello che, anche se non un capolavoro, è già infinitamente migliore, cioè che senza paragone. E di questo parlo del salto che Wagner fece dopo la composizione di Rienzi e meno di un anno dopo la composizione di Olandese Volante. Wagner comincia la composizione con un'opera non compiuta e tre altre opere compiute, rappresentate, eccetera, di fe non è mai stato proprio rappresentate in modo giusto, infatti. Poi Liebesverbot, Divieto di amore, e poi Rienzi. E poi Rienzi subito dopo c'è Olandese Volante, c'è Fliegende Holländer. E da Fliegende Holländer ci sono poi Tannhäuser, Lohengrin, Il Ring, Tristan, Meistersinger e Parsifal. Quindi dopo di cui lui è già in vena, diciamo. È vero che dopo Lohengrin, tra Lohengrin e Il Ring c'è un altro salto. Ma quello è un salto molto più di come componeva o cosa faceva. Ma non della qualità in sé. Lohengrin è in modo suo un capolavoro. Se Wagner fosse morto dopo Lohengrin, sarebbe rimasto come un compositore importantissimo della storia. Se Wagner fosse morto dopo Rienzi, sarebbe un povero diavolo come milioni di altri. Insomma, ma com'è possibile questo? Com'è possibile questo? Una spiegazione, per dare un'altra immagine di questa stessa idea, prendiamo il caso di Verdi. Nato anche lui 200 anni fa. Come vedremo, come anche ci stato nel programma, uno con una passione incredibile per Wagner, poi lui, forse questo non lo sapete, ma lui alla fine della vita, Verdi era wagneriano quasi quanto me. Ma Verdi, se prendiamo l'opera peggiore di Verdi, cioè all'inizio della sua vita, come Il giorno di regno, o Alzira, o Il corsaro, cioè opera che persino i verdiani più feroci devono ammettere che non sono le cose migliori, insomma. Ah sì? Bene, ok. Rimane il fatto che Verdi non ha scritto niente dove tu non vedi che è Verdi. Vedi che, ma sì, ma ancora non ha capito come fare, non ha capito questo, sì, ma non ha eliminato, eccetera. Però
si vede un arco, un'evoluzione. Già nelle primissime cose in Oberto si vede un pochettino quello che sarà Traviata, quello che sarà Trovatore, quello che sarà, volendo, anche Don Carlo e Falstaff, per così dire. Ma io semplicemente, a parte qualche tic, qualche piccola cosa insignificante, tra Rienzi e le opere mature di Wagner non vedo niente. Cioè, c'è un salto tale che non si può... Oh sì, Beethoven, per esempio. Beethoven ha scritto, anche nell'ultimo periodo della sua vita, delle cose proprio tremende, perché erano cose che non gli interessavano. Ma questo non è lo stesso discorso. Beethoven, c'è un'evoluzione continua. E ogni tanto, per soldi o per altre occasioni obbligatorie, doveva scrivere delle cose terribili. Le cose terribili di Beethoven sono veramente terribili. Cioè, lui non era capace come Mozart di scrivere sciocchezzuole, perché Mozart almeno si salva a un certo livello dignitoso, Beethoven, no. Ma io non parlo di come... non era giovanissimo Wagner. Wagner aveva 31 anni quando ha scritto L'Olandese Volante. Quindi a 30 anni, normalmente, un artista è già fatto. Invece Wagner no. Questo in parte si può spiegare da quello che dicevo prima, che Wagner da ragazzo era innanzitutto interessato alla mitologia e al teatro, e non alla musica. Non aveva un fondamento musicale molto solido. Non aveva fatto i studi come si deve. Verdi invece sì. Ma ci sono tanti altri compositori che non avevano fatto, che erano più o meno autodidatti. Wagner era completamente autodidattico per la musica. Secondo me questa è una spiegazione solo parziale. Un'altra spiegazione, forse più significativa, è che Wagner, dopo Rienzi e prima di Olandese Volante, succede una cosa fondamentale nella vita di Wagner, che sotto pressione da sua moglie, lui lascia Riga, dove era Kapellmeister, e va a Parigi, perché per fare la fortuna. A Parigi è un fallimento totale. Difatti alla fine finisce per vivere facendo trascrizione per tromba o della Favorita o di altre opere che lui probabilmente disprezzava disperatamente, doveva sopravvivere. E difatti andò a Parigi per presentare Rienzi a Meyerbeer, perché è un'opera in piena ammirazione e omaggio a Meyerbeer. Sì, grande opera, esattamente. Qualcuno ha detto che Rienzi è la migliore opera di Meyerbeer. Io credo che sia una delle peggiori opere di Meyerbeer, ma rimane comunque un'opera di Meyerbeer, cosa che Wagner non è mai riuscito a perdonare a Meyerbeer. Non è colpa proprio di Meyerbeer, ma insomma. Ma quello che succede a Parigi è che Wagner scopre Beethoven. Diciamo, conosceva già Beethoven. Wagner dice che aveva fatto a casa una trascrizione per pianoforte della Nona Sinfonia, cosa impossibile, non un po' ridicolo, perché aveva una partitura, così capitato, ma non conosceva forse in modo molto superficiale. Ma a Parigi ci sono i concerti di Habedeck al Conservatorio, che sente tutte le nove sinfonie di Beethoven, e forse comincia a capire da quello che sente di Beethoven, e lo percepisce proprio subito, perché comincia subito a comporre Olandese Volante. Cosa lui può trovare in Beethoven che trasforma in modo totale, rivoluzionario, la sua creatività? E credo che innanzitutto l'idea del, un termine che usava Wagner, del motivo plastico, cioè del piccolo elemento musicale, non una melodia, ma un motivo, un elemento che è plastico nel senso che può essere trasformato, che si può farne tanto, cioè che non una melodia, non ha questa, una lunga melodia può essere frutto, può essere il risultato di un'idea motivica, ma non è in sé, perché non ha questa possibilità di essere cambiato, di essere sempre trasformato. E questo l'ha trovato in Beethoven. È la possibilità dello sviluppo. Lo sviluppo, che è un elemento importante in Beethoven, come in tutti i compositori di forme classiche, ma in Beethoven cambia questa concezione dello sviluppo, nel senso che non è solo una mera un esercizio di bravura, di vedere quante cose posso quante possibilità posso provare, sfruttare da questa idea musicale, ma questo senso che uno scopre
il vero valore del motivo musicale solo attraverso gli sviluppi, solo attraverso le variazioni, solo attraverso lo diventare. Non è una musica che è, ma una musica che diventa, che si rivela. E questo per Wagner è un'idea che cambia tutto, cambia completamente la vita. E Wagner comincia già, l'Olandese Volante, a capire come questa idea può cambiare l'idea dell'opera, di trovare un modo di unire la musica e il dramma, la musica e la poesia, la musica e il gesto, in un modo che non sia completamente artificiale. Perché, e questa è una cosa di cui parlerò anche dopodomani in termini molto più concreti, parlando del Ring, Wagner non si era mai posto il problema prima. Cioè Wagner scriveva i fatti e un omaggio a Weber, il divieto di amore un omaggio a Bellini e Rienzi un omaggio a Meyerbeer. Wagner sta cercando di trovare la strada e non la trova. Olandese Volante invece si trova se stesso. E se omaggio qualcuno è un omaggio molto indiretto a Beethoven. A Beethoven, perché già nel Olandese Volante trova il senso di come potrà fare il music drama. Olandese Volante è già un'opera tradizionale sotto molti riguardi, però Wagner comincia a trovarsi e da lì c'è l'evoluzione continua attraverso Tannhäuser e Lohengrin. E quindi c'è questo movimento continuo. E questa unione tra, siccome Wagner fin dall'inizio aveva stabilito, anche Wagner nasce nel teatro, nasce con la poesia e con la mitologia, e Wagner stabilisce che avrebbe scritto i libretti. Fin dall'inizio scrive i libretti, anche i fatti scrive i libretti, nessuno ha mai scritto un libretto per Wagner. Non sono testi originali, nel senso, neanche Olandese Volante. Olandese Volante molto vagamente è preso da un testo di Heinrich Heine, ma molto, molto vagamente. E quindi questa idea che lui, cioè siamo molto prima dell'idea ufficiale del Gesamtkunstwerk, però è già un po' lì, che la musica e la poesia e la drammaturgia e il gesto e tutto avrà un'unione e che la musica sarà la portavoce in un certo senso di questa unione. E questo attraverso il senso della plasticità del materiale musicale. Un altro elemento importantissimo, o almeno che bisogna discutere in Wagner, è il ruolo dei filosofi, della filosofia. E questo è una cosa molto discutibile, perché secondo me da una parte è essenziale capire, non si può capire Wagner senza capire l'influenza di certi filosofi in certi momenti della sua vita, però è facilmente e quasi sempre, secondo me, esagerato o mal capito, anche perché spesso la gente, i non musicisti in particolare, non riescono a fare la distinzione che per noi è enorme, un abisso, tra quello che è di scrivere filosofia e quello che è di scrivere opere d'arte. L'arte non è filosofia, proprio pretese sono fondamentalmente diverse. Ma 800 Germania è il momento, forse dal epoca greca, dal Pericles, quinto secolo avanti Cristo in Grecia, è il momento quando la filosofia è più importante e più di moda, proprio è il momento dei grandi filosofi, grandi o no, ma tutti leggono filosofia e tutti purtroppo vogliono scrivere anche filosofia. E quindi il momento innanzitutto comincia con Kant, Fichte, Hegel e così via. E Wagner li aveva studiati tutti. Il primo invece che ha un'influenza molto particolare su di Wagner è uno che si chiama Laurer. E Laurer era filosofo, ma anche, ma lì non si distingueva molto bene, anche un po' uomo di politica, teorista, sociale, e che aveva creato quello che chiamavano das Junge Deutschland, Germania giovane, e che era un movimento innanzitutto che predicava l'amore libero l'uguaglianza dei sessi. L'amore libero sarà un elemento importante in Wagner, che si trova anche nelle opere quasi tutte. Per esempio, un'idea, cioè, l'unica opera proprio scritta sotto l'influenza particolare di questo Laurer è, ahimè, il divieto di amore, che certamente forse è migliore delle tre opere
del periodo giovanile, ma quello ispirato da Bellini musicalmente, che è preso da Shakespeare, Measure for Measure, ma non so come voi traducete. Come? Lo stesso, quindi non è neanche cambiato, per miracolo. Ma l'idea, per esempio, per dare un esempio di come queste influenze di filosofia possono rimanere trasformate, una cosa in comune tra Olandese Volante, Tannhäuser, Lohengrin non esattamente, Tristan sì, Valkyria, Siegfried, Meisterkantori e non Parsifal, no. E che in tutte queste altre c'è la situazione di una donna che è praticamente venduta in matrimonio o offerta in matrimonio in scambio di qualcosa, però assolutamente non a sua scelta. Per esempio, Olandese Volante, c'è Zenta che praticamente è venduta, cioè suo padre incontra questo olandese ricchissimo che gli offre un mare di soldi per sua figlia, che non ha neanche visto. Lui a questo momento trova, semplicemente vuol trovare una figlia che gli sia fidele, così sarà liberato. Però lei è venduta dal padre. E in Tannhäuser, Santa Elisabetta, che è una santa addirittura, praticamente è garantita a chi vince la gara di canto. Anche Elsa, un pochettino, questo è diverso perché si autovende. Dice che chi viene a salvarmi in questa situazione ti sposo subito. Ok, va bene. Sieglinde è stata venduta in matrimonio. Quando Wotan vuole castigare Brunhilde, l'idea originale è di metterla sulla montagna e sarà la donna per il primo uomo che ci capita. Poi cambia un pochettino la situazione mettendo il fuoco. Questo è dopo una lunga battaglia di Brunhilde per convincerlo. E quello diventa diverso perché tutti e due sanno che sarà solo Siegfried capace di attraversare questo fuoco. Però è sempre, non è proprio, lei comunque si ribella quando Siegfried arriva. E Meisterkantori è molto generoso, è molto, un'azione molto bella per le arti quando Pogner fa la grande dichiarazione che chi vince la gara avrà sua figlia, però insomma non è mica lei che lo decida. E poi è quando lui aggiunge che lei può rifiutare e così non sposa nessuno, qualcuno dei suoi colleghi protesta e dice ma tu dai troppa potenza alla ragazza. Che doveva essere matrimonio forzato o niente. Quindi questo fa vedere un pochettino come questo contatto molto giovanile con Wagner, questo gruppo del Junge Deutschland, aveva una certa importanza attraverso, io vedo continuamente, e difatti questo magari si trova anche in riflesso del fatto che il Wagnerismo americano in particolare era innanzitutto femminile. È molto collegato col movimento femminista in America alla fine degli anni 80 e 90 dell'Ottocento. Questo per motivi sociali complicati. Però il femminismo e la sessualità femminile, innanzitutto. Una cosa interessante in Wagner è che ogni singola protagonista femminile in Wagner, dal momento che riconosce l'uomo che vuole, è subito disposta e vogliosa di andare a letto. Cioè, nessuna protagonista wagneriana e fa un po' ma insomma, sì, ma sono la timida fanciulla. No, lei dice che ti voglio, andiamo. E persino quella più borghese, Eva, l'ha visto una volta e poi dice che a sua duena, questo qui lo voglio, e quella sera vogliono partire in come si dice, il matrimonio, insomma, matrimonio, mica tanto, insomma, ma vogliono scappare subito insieme. Quindi in Wagner le donne sono certamente non passive, assolutamente no. E forse tutto questo nasce un po' dal suo contatto con Lauer. Secondo filosofo molto più importante per Wagner, un po' anche successivo come contatto, è Feuerbach. Feuerbach, grande anarchista, rivoluzionario, che praticamente in parte trascinò Wagner nella rivoluzione del 47-48, che finì con la condanna a morte di Wagner per le sue attività nella rivoluzione di Dresda. E che Wagner poi nel 48, anche questo gli cambia proprio la vita, perché aveva poco prima conosciuto Liszt, e lui va a Liszt disperato perché ovviamente cerca di salvarsi. E che Liszt gli dà soldi e
carte false, eccetera, eccetera, per partire sull'asino, molto famoso, per andare sì, trasvestito da contadino, per andare in Svizzera, dove Wagner poi vivrà per tanti anni, anzi Wagner passa 15 anni della sua vita completamente bandito dalla Germania, e poi ancora 3 prima di poter tornare in Sassonia, dove era stato condannato. Feuerbach innanzitutto è uno che vuole abolire la Chiesa e vuole abolire il governo e trovare una nuova umanità. E Feuerbach è l'ispirazione originale per il Ring. Insomma, cioè l'idea del Ring nasce in questo periodo della rivoluzione di Dresda e subito dopo. E difatti il Ring originalmente, che non doveva essere il Ring, doveva essere solo la morte di Siegfried, che poi è diventato Götterdämmerung. Dopo doveva essere l'inno per festeggiare la fine della rivoluzione e l'abolizione degli stati, eccetera, eccetera. Era un movimento molto di sinistra. E una cosa importante da riconoscere, perché sappiamo tutti che Wagner è molto nazionalista, ma il nazionalismo subì un cambiamento, un'evoluzione enorme attraverso l'Ottocento. Nella prima metà dell'Ottocento il nazionalismo era innanzitutto di carattere che noi oggi chiameremo di sinistra, perché era contrario alle vecchie regime monarchistiche, feudali o neofeudali, eccetera, eccetera, erano per i diritti dei popoli, eccetera. E solo dopo, nella seconda parte dell'Ottocento e verso il Novecento, che il nazionalismo comincia a prendere un'altra strada. Ma il nazionalismo di Wagner... io personalmente direi che il nazionalismo di Wagner fino a un certo punto è quasi simpatico, dopo un certo punto diventa molto antipatico, innanzitutto dopo 70, diciamo. Ma Feuerbach anche ha una grande importanza. Poi il terzo filosofo, il più importante di tutti sulla vita di Wagner, almeno sulle le opere di Wagner, è Schopenhauer. Schopenhauer aveva già scritto il suo capolavoro, non so come traduce in italiano, Die Welt als Wille und Vorstellung. Come? Il mondo come volontà e rappresentazione. Sì. Volontà non è proprio, ma sai, sono parole difficili, impossibile tradurre, ma che era stato scritto nel 1818, poi fu ripubblicato nel 50 o 51 e Wagner lo lesse nel 54. Aveva già compiuto la composizione del Rheingold e aveva già pubblicato il libretto del Ring, però Wagner stesso dice che è stata la più grande lettura della sua vita, che nessuna lettura della sua vita ebbe l'importanza fondamentale quanto la lettura di Schopenhauer. L'importanza di Schopenhauer è enorme su Wagner, però è anche interessante riconoscere che il testo del Ring, come l'aveva scritto prima, come un monumento a Feuerbach della rivoluzione, e Feuerbach e Schopenhauer sono quasi opposti. Proprio uno crede nel futuro dell'umanità con una nuova visione della rivoluzione, l'abolizione dello Stato, anarchia, l'uomo libero. L'altro dice che l'umanità è condannata comunque, il governo è completamente... indifferente, cioè che non cambia nulla, che l'umanità è quello che è per proprio la natura umana, e l'unica salvezza dell'umanità è nella rassegnazione, nella compassione, nel senso di unità con l'universo, ma proprio nella rinuncia, perché sennò proprio il governo è completamente un elemento senza importanza e che proprio dà un grande ottimismo di un'utopia a un pessimismo totale. Quindi opposti. Wagner continua a scrivere il Ring, cioè aveva solo composto la prima parte, ma non cambia il testo. Non cambia il testo. Anzi, aggiunge, elimina un passaggio da Götterdämmerung, un piccolo passaggio, tipo 12 versetti dall'ultima scena di Brunhilde, cambia, scrive una versione che noi chiamiamo oggi la versione schopenhaueriana, poi elimina anche quella, e alla fine semplicemente non c'è. Cioè no, questo passaggio nella versione che abbiamo oggi non esiste. Quella schopenhaueriana lui fece pubblicare nel testo revisato, ma non ha musicato. Alla fine ha detto che preferisco far parlare la musica.
E questo torneremo esattamente, ma questo ci fa vedere un pochettino l'importanza dei filosofi per Wagner. Sono punti di partenza, gli danno certe idee. O lui avrebbe detto per Schopenhauer che mi ha fatto conoscere me stesso. Mi ha fatto riconoscere in me stesso delle idee che avevo già ma non avevo capito. E che solo avendo letto e studiato Schopenhauer mi sono reso conto, mi sono accorto di quello che io volevo dire. Che cioè non ha cambiato il testo del Ring, ma lui ha capito il vero significato del Ring. Che era un po' opposto alla fine, questo è, che è molto interessante. Un altro filosofo che ha un'influenza non tanto su Wagner, ma certamente da Wagner, è Nietzsche, con cui è stato molto amico, che per un certo periodo che ha scritto La nascita della tragedia come inno a Wagner, e poi c'è stata la grande scissione. Un altro elemento generale, poi attacco alla musica, è parlare dei saggi di Wagner. Credo che in parte Wagner con i saggi volesse imitare i filosofi. Difatti, purtroppo, il linguaggio, a parte Schopenhauer, io trovo i filosofi tedeschi, Feuerbach o Hegel in modo particolare, impossibili da leggere, impossibili. Cioè perché quasi quasi volutamente hanno adoperato un linguaggio terribilmente denso e complicato. Cioè, proprio, sai, ogni frase almeno 6-7 clausole, questo è poi un linguaggio tutto artificioso e terribile. E Wagner, i suoi saggi, scrive nello stesso modo. Sono di una lettura, qualche volta sono quasi odiosi da leggere come scrittura quanto sono odiosi da leggere come contenuto. Questo dipende dal saggio. Però bisogna capire che Wagner ha scritto tantissimi saggi, e alcuni proprio molto odiosi, innanzitutto quelli della fine della sua vita, sull'arte e religione, arte e razza, insomma, che diventano una lettura veramente non gradevole, almeno non per molti di noi. Credo che quasi nessuno oggi possa leggere Kunst und Religion, per esempio, con piacere. Anche se qualcuno ritiene che praticamente non l'ha scritto piuttosto Cosima, i suoi amici, che anche forse è vero. Ma comunque sia, anche nei saggi, ci sono due o tre saggi di Wagner che sono proprio bellissimi, quello su Beethoven, quello sulla direzione d'orchestra, per esempio, che è interessantissimo. I saggi di Wagner sono importanti, ma bisogna capirli nel modo giusto. E questo è che lui scriveva i saggi in momenti di crisi personali o momenti tra un'opera e l'altra, innanzitutto dopo la composizione di Lohengrin e prima della composizione del Ring, quando fu espulso dalla Germania, quando è proprio tutta la vita completamente rovesciata, e cerca di definire dove va, cosa vuol fare, cosa, e in questi momenti lui scrive. E non scrive per dire quello che ha fatto, ma scrive per dire quello che vorrebbe fare. Però quello che dice che avrà fatto, quando dice quello che avrebbe fatto, non ha quasi niente a che fare con quello che poi ha fatto. E questa è l'importanza. L'importanza è di riconoscere che nei saggi, io ho letto moltissimi libri dove si trovano delle critiche di Wagner perché dicono ma lui non fa quello che ha detto che avrebbe fatto. Ma lui non ubbidisce ai suoi regoli. Ma queste sono regole che lui ha fatto prima, non sapeva. Uno che cerca di capire, di spiegare, di analizzare il Ring, secondo i tre grandi, lunghi saggi che Wagner ha scritto sul Ring, quando poi Wagner ha avuto la concezione vera del Gesamtkunstwerk, dell'opera d'arte globale, ci sono elementi che sono importanti da capire in evoluzione cosa sono poi diventati, ma i saggi di Wagner non sono chiavi di lettura, sono preparazioni per l'opera d'arte, ma non spiegazioni dell'opera d'arte. E questo secondo me è importantissimo riconoscere, anche se oggigiorno credo che quasi nessuno più legga i saggi di Wagner, ma sono stati anche pubblicati credo tutti quanti in italiano, se non mi sbaglio. Poi due piccole altre cose che vorrei dire, e poi vado. Vorrei sottolineare due aspetti di Wagner che trovo assolutamente unici. Proprio non credo che, magari qualcuno mi darà un esempio paragonabile, ma io non l'ho mai trovato. Uno è, a parte, è abbastanza unico questo salto
che fa in avanti tra le prime opere giovanili e Olandese Volante. Ma uno è Wagner da Olandese Volante, anche prima di Olandese Volante, anche dall'inizio, proprio dai fatti, e da Divieto d'amore, ogni singola opera di Wagner è completamente diversa dagli altri. Ha una qualità, una visione unica, diversa. Anche se parliamo di queste tre, mi vengono in mente solo parolacce, opere giovanili. Diciamo, uno è secondo Weber, uno secondo Bellini, uno secondo Meyerbeer. E così via, cioè che nessuno potrebbe mai confondere una nota di, non solo dico di Olandese Volante e di Parsifal, va bene, sono, c'è di mezzo 35 anni, si magari apre un pochettino perché si muore, e non ci sarà molto rumore sulla piazza perché fa troppo freddo, si apre addirittura, almeno secondo me, ma che anche per esempio tra anche le varie opere del Ring stesso sono diverse, ognuno ha un sound particolare, che appartiene a un mondo particolare, e che Wagner resiste, cosa unica, anche a ripetersi anche piccole formule dopo successi inauditi. Per esempio Tristan, che artisticamente è stato il trionfo della vita di Wagner, e lo sapeva benissimo, dopo Tristan cosa scrive? Maestri cantori, dove cita Tristano, ma come, proprio per far vedere quanto diverso, come un altro mondo, come citazione di un altro universo. Che Wagner è uno che non si... persino Beethoven si ripete, non si ripete nel senso negativo, ma Beethoven trova una formula nella Quinta Sinfonia, che per carità, cioè la lotta che finisce nella vittoria, cioè, ma Wagner no. Non dico neanche che sia una qualità, ma è un aspetto molto particolare. Un altro aspetto molto particolare è la lunghissima gestione delle sue opere. A parte Tristan, nessuna opera di Wagner è Olandese Volante. Sì, che è stata scritta subito. Cioè ci sono queste lunghissime gestioni, periodi di... E che lui comunque rimane in un certo senso fedele, che può lavorare su un'opera, lasciarla per 10 anni, 20 anni, 30 anni, e torna e continuare. Che questo trovo abbastanza unico tra compositori. Il Ring è il caso più clamoroso, perché il Ring comincia di pensare del Ring nel 49, comincia a scrivere la musica nel senso da battuta prima così avanti nel 52 e va avanti fino al 56-57, quando aveva già compiuto Rheingold e Valkyrie, e già a metà strada di Siegfried, secondo atto, poi ne è stufo. Lì ci sono tanti motivi perché lascia cadere, abbandona, finisce, poi per fortuna dopo qualche settimana si rende conto che così non va, allora torna e finisce il secondo atto, poi abbandona, passano 11 anni senza scrivere una nota sul Ring e scrive insomma poca roba, Tristan, la versione di Parigi di Tannhäuser e Maestri Cantori, insomma niente, insomma, non ciò che vuole, e poi torna al Ring e finisce. E non credo che possiamo trovare un altro artista capace di questa, non so se tenacia o so esattamente che cosa, di poter stare così a lungo e tornare nell'opera. Questo è un elemento molto molto particolare di Wagner. Ok, andiamo. Qui si comincia all'inizio. Sì. Forse... l'elemento più noto in Wagner, più che sta a cuore di Wagner, sì, come sua influenza su altri compositori, ma anche come sua immagine, sta proprio in questo passaggio. Thank you.
fermo per un attimo. Questo ovviamente è l'inizio di Tristan and Isolde. Prima di tutto è il passaggio più citato nella storia della musica, citato da Wagner stesso in Maestri Cantori, ma citato da un'infinità di compositori, citato normalmente con un senso di adorazione, di omaggio, ma citato anche con ironia, come da Debussy, in Gollywog's Pequot, per esempio, come simbolo del rapporto difficile, complicato, ambivalente che Debussy aveva con Wagner. Adorava Wagner, ma voleva staccarsi, quindi si prende in giro. Citato, come vedremo, da Alban Berg, per esempio, da Schoenberg, da tantissimi. Però un'altra cosa che trovo straordinaria di questo passaggio, che sembra in sé una citazione. Forse dal fatto che sembra che emerga dal silenzio e torna al silenzio, che ha questo senso emblematico, che io parlavo di motivo plastico. Ecco un esempio, perché ha un senso di essere come una cellula, e parlerò molto di cellula dopodomani in senso diverso, perché una cosa che dovrei ripetere, che avrei dovuto forse dire in modo più chiaro, parlando di come ogni opera è diverso, che certi termini che usiamo parlando di Wagner, innanzitutto il termine leitmotiv, bisogna stare molto attento perché sono e hanno una funzione completamente diversa da una opera e l'altra. Tristan il Ring, sì, è vero che sono presenti nel Ring, nel Tristan, nel Maestri Cantori e Parsifal, e molto meno nelle opere più giovanili. Ma e parlerò molto di cosa sono e cosa significano nel Ring innanzitutto. Però motivo nel senso di questo nucleo musicale c'è in tutto Wagner, non come leitmotiv che ha una definizione precisa innanzitutto che riguarda il Ring. A parte quello, ovviamente, questo è stato, innanzitutto, è la formula armonica, l'accordo, sai che c'è un libro di 600 pagine che si chiama The Tristan Chord, l'accordo di Tristano, che questo è l'unico accordo che ha un nome, che è proprio, questo è per musicisti The Tristan Chord, l'accordo di Tristan, anche se un accordo in sé che esisteva anche al tempo di Bach, che esisteva, che poi ora vi farò sentire uno dei anticipazioni importanti che forse Wagner conosceva. Ma a parte quello, questo linguaggio, e questo che secondo me è molto più importante, si sono fatte milioni di analisi diverse, anche che si contraddicono, di cosa esattamente questo accordo. Ma una cosa che secondo me, l'unica cosa veramente importante, che tutti noi possiamo capire anche se non abbiamo studiato l'armonia e la musicologia, è che è una situazione di grande tensione, forse unica, di tensione interna, che non viene risolta del tutto. Una risoluzione solo parziale. E difatti cosa prepara? E potrebbe andare avanti, va sempre, è come qualcuno che prepara qualcosa, ma la cosa in sé non arriva mai. E nella Tristan, siccome questa musica è simbolo, se vogliamo dirlo così, o metaforo per il desiderio, è perfetto, perché è questa cosa che è non desiderio come io desidero una mela o come io desidero una donna, ma il desiderio, tutto in maiuscoli, il desiderio come forza umana che ci spinge avanti, o come idea nel buddismo o nel Schopenhauer anche, perché Tristan è forse l'unica opera di Wagner proprio scritta con Schopenhauer in mente. Però incarna in un certo senso, è una realizzazione nel tempo e nel suono di questa idea. Un altro elemento di Wagner, che andiamo avanti su questo stesso per vedere, se vado alla terza riga, quindi se voi andate avanti, sì, la seconda battuta.
Difficile smettere, è difficile smettere non solo perché è così bello, ma perché non finisce. E difatti, quando si parla di Wagner, si parla della melodia infinita, vero? Perché Wagner cerca un linguaggio, e questo si può dire anche nelle cose di Wagner con uno spirito completamente opposto, come Maestri Cantori, che in un certo senso è esattamente la pagina rovesciata di Tristan. Un mondo di giorno, Tristan è il mondo della notte. Però, perché non si risolve mai e va sempre avanti, va sempre, cioè ogni preparazione è un po' rispecchia quello che era il motivo iniziale, anche se questo materiale è diverso, però rispecchia questo senso di prepara una cosa che poi prepara il prossimo, che poi prepara il prossimo e che va avanti, ci porta sempre questa cosa avanti, che elimina il senso delle divisioni artificiale, se vogliamo, ma le divisioni tipiche di frase, che va verso questo senso di continuità. E anche quando ci sono divisioni, almeno in Tristan, insoddisfacenti, però anche in Maestri Cantori. Io, per esempio, non domani sera, come scritto, ma giovedì sera, suonerò una trascrizione del Price Lied di Maestri Cantori, del canto della vittoria, e che dovrebbe essere un poema strutturato come si deve, eccetera, eccetera. Ma che lì alla fine io devo aggiungere un accordo finale, perché non c'è. Dopo tutto una bella chiusura in Do maggiore, non va in Do maggiore, va un accordo come... perché va avanti in altre cose, perché Wagner praticamente riesce a risolvere solo alla fine. E lì non sempre in modo molto soddisfacente neanche, insomma c'è questo sempre. Questo ovviamente ha un'importanza enorme sulla storia della musica, se vogliamo. Andiamo numero due, per andare una delle tante anticipazioni di questo clima di Tristan, quello più famoso è di questa Lied di Liszt, che è stato scritto nel 41, Tristan nel 57. Non è la stessa cosa, diciamolo, però forse non si sa se Wagner conosceva, non si sa. Wagner conosceva Liszt e l'influenza di Liszt è molto forte, ma in questo caso è forse più quasi un caso. Allora, però torniamo a cose che non erano casi, perché Wagner ne parla. Di certe influenze su di Wagner che hanno importanza forse un po' più concreta. E uno è Chopin. Sembra strano, ma Chopin è un compositore che Wagner cita abbastanza spesso come qualcuno. L'influenza principale di Wagner è quello di cui non parlerò più, perché è una cosa molto generale, è Beethoven. Quello ho detto,
Beethoven è la grande, cioè Beethoven dà a Wagner la chiave di come andare avanti nella musica. Ma questo è una cosa molto generale, non è un'influenza particolare o individuale, è una cosa come visione completa. Beethoven è per Wagner il punto di partenza, cioè il modello in un certo senso. Wagner ha un solo scopo vero nella musica, vuole trovare nelle sue opere la plasticità, la potenza emotiva, l'unità nelle opere che Beethoven aveva trovato nelle sinfonie e nelle sonate dei quartetti. Ecco, questo quindi influenza molto come visione. Wagner dice che un po' una composizione che gli ha molto aperto gli occhi è la prima ballata di Chopin. Ecco l'inizio. Comincia. Avanti, che suono giovedì. Perché? Perché questa introduzione, che praticamente fa, è un senso di preparazione, un senso di preparazione musicalmente è un dominante secondario, un accordo che prepara il dominante, e il dominante è la preparazione. E cosa è Tristan? Anche questo prepara questo che è il dominante, dove non si arriva mai, perché dovrebbe fare, non lo fa. Chopin fa, se vogliamo. Wagner no, però l'idea della preparazione e preparazione per cominciare un pezzo viene da... Io, secondo me, questo è molto più vicino a Wagner che non il Lied di Liszt. Anche se lì nel Lied di Liszt abbiamo questi accordi che sembrano quasi anticipazioni dirette. Qui no, però l'idea è molto wagneriana. Andiamo al prossimo, che avremo un'altra idea molto wagneriana. Sono seconda riga, scusate. Credo. Ovviamente non c'è testo, si chiama ballata, ma non abbiamo il testo e Chopin non voleva che avessimo un testo, cioè non abbiamo un collegamento preciso con un'idea poetica, un'azione, un gesto. Però credo che nessuno che abbia mai sentito questo pezzo riesca a non sentire questo come un tema d'amore. Se ha il carattere, questo senso, questo di creare una musica così impregnata da un senso drammatico, anche se non è per niente esplicito, è una cosa che avrà preso Wagner molto, avrà preso una grande importanza di questa idea. E questa, e se andiamo avanti alla prossima, che comincerò, sì, comincerò subito. Siamo sempre in questo clima amoroso, eccetera, eccetera. Ma questo, innanzitutto, è il tema originale. Ma quello è Beethoven. Quello non c'è, cioè non è certamente una cosa nuova di ritrovare elementi di altre parti. Ma quello che è nuovo è questo, che è un elemento importantissimo per capire come funziona lo sviluppo wagneriano, che in cui è diverso di Beethoven, e che è uno sviluppo, quello di Beethoven è molto più razionale,
è molto più basato proprio su elementi che si possono identificare e analizzare. Quello di Wagner è basato sull'associazione e il significato indiretto dell'associazione. Il fatto che nel mezzo di questo scena d'amore sentiamo quell'inizio del primo tema, ora trasformato in questo clima di scena d'amore, ci cambia il significato del tema. Cioè non è solo il tema che cambia, ma il significato. Quello che noi capiamo del tema cambia. Basta proprio l'associazione, basta qualche volta semplicemente di sentire un vecchio tema in contesto nuovo, che questo tema non ha più lo stesso significato per noi. È stato contagiato in qualche modo dal contesto in cui si trova. E questo è un elemento che Wagner trova qui. Se andiamo avanti, su questo stesso esempio, alla fine della terza riga, quindi andate un pochettino giù. Avanti, ovviamente qui lui torna al primo tema in modo molto chiaro, quindi questo anche serve per farci capire quello che abbiamo sentito prima, perché un ascoltatore magari non avrebbe riconosciuto, perché è così lontano da clima, ma sentire subito dopo il primo tema così in modo identico, ma non è identico, prima era... armonicamente tutto strofico, strutturato, qui invece rimane su questo pedale, questa tensione dominante, e la tensione dominante è una cosa molto wagneriana, ma anche beethoveniana. Ma quello che il significato per Wagner qui è che, allora, questo primo tema, lo sentiamo all'inizio, che non ci significa niente di particolare. L'abbiamo sentito nel mezzo di un clima amoroso, o scena d'amore, e ora lo sentiamo questo clima di grande tensione. E questo ci dà un senso drammatico, un senso di narrativo, un senso di contenuto, che ci stiamo praticamente costruendo un melodramma, un teatro. Cioè, quindi diventa concreto. Come la musica può diventare concreto senza parole? Ecco com'è. Perché col contesto, con questi piccoli cambiamenti, e questo per Wagner deve essere un esempio importantissimo. E questo secondo me, a parte la bellezza del pezzo, perché dice, cita la prima ballata. Andiamo poi a un'altra cosa che non cita, però che è più, è veramente wagneriano, innanzitutto un'anticipazione di Tristan. Wagner cita certe mazurche di Chopin, ma questo è anche un notturno che suonerò, che non ho dato un esempio qui. Comincio la terza riga, quindi quasi metà pagina. La terza riga, siamo esempio, dove siamo? Numero 6, vero? Ok. Questo mazurka opera 56, numero 3. Sì. Quell'ultimo è quasi una citazione alla rovescia da Tristan. Ma anche qui, questo linguaggio armonico dove nessuno risolve, non si capisce dove va. Se io suonassi subito dopo, per esempio, da Tristan, è molto più esasperato, se vogliamo, più estremo. Ma l'idea, se tutto questo, che una dissonanza che segue l'altro, normalmente nell'armonia la dissonanza viene risolta, c'è la dissonanza che viene risolta dalla consonanza, qui c'è la dissonanza che porta un'altra dissonanza che porta un'altra dissonanza, un po' così, quindi
Questo è per me molto, molto, forse il passaggio più proto-wagneriano che io conosca. Ok, andiamo avanti. Ora che cambiamo discorso un attimo e torno un po' al Wagner stesso. È un po' caotico questo, purtroppo, perché dovevo mettere tante cose insieme. E questo per dimostrare un elemento importantissimo in Wagner, che forse, pensandoci, riflette anche un po' una situazione filosofica della sua epoca. Si comincia a capopagina. Okay? Questo è da una trascrizione che sono domani sera del Olandese Volante, dal canto delle, come si chiama in italiano? Filatrici. Sì. Sembra molto lontano dal mondo, perché è così regolare, così misurato, così... andiamo al prossimo. E nel mezzo di questo abbiamo questa, come una visitazione. Ci siamo? Sono alla fine pagine. Proprio giù, in giù, in giù. Questo ovviamente riflette dall'ouverture, che è il tema dell'Olandese Volante. E l'ho voluto mettere qui per far vedere che persino in questa scena molto tradizionale delle filatrici che stanno cantando una cosa misurata, che poteva essere un'opera italiana quasi, insomma, non, sì, assolutamente direi, che abbiamo invece questo eco che crea queste opposizioni. E l'idea di opposizione che vedremo per esempio ora quando suonano da Parsifal, ma in tutto, e anche in Tristan, è opposizione tra notte e giorno. Parsifal tra, in grosso modo, tra desiderio e serenità. Anche i maestri cantori. Ma Wagner è uno che compone, che concepisce innanzitutto, in questo senso di lotte tra forze in opposizione, innanzitutto tra due forze, tra un po' tesi e antitesi, che sarebbe un po' base di Hegel. Hegel, il grande filosofo che Wagner aveva anche, che letto anche, e che fa anche molto parte dello spirito dell'Ottocento tedesco, anche di questo senso di anche in Joyce, che uno si definisce anche attraverso l'opposizione. E quindi già un elemento importante anche, non credo che ci sia nel Wagner maturo, cioè Wagner da Olandese Volante in dopo, mai un elemento dove non abbiamo un po' questo senso di opposizione, o sono momenti rarissimi, cioè quello che suonerò domani sera da Tristan è uno dei pochi momenti quando trova questa unione perfetta, ma questo per Wagner è anche un momento senza tensione, perché la tensione drammatica viene in gran parte proprio da questa opposizione di due mondi in conflitto. Andiamo avanti. Ora siamo in un'opera che forse è quella più chiaramente una battaglia di forze di opposizione, Tannhäuser. Tannhäuser, abbiamo il protagonista che è innamorato di Venere di una parte e di Santa Elisabetta dell'altra, cioè poverino che ha una scelta proprio tra il mondo della santa casta eccetera eccetera e poi da Venere stessa, che poi sentiamo all'inizio quello che sa è il canto dei peregrini. Corale, sembra quasi corale protestante. Poi abbiamo questa frase.
che funge semplicemente come seconda parte del corale. Però ora andiamo avanti, alla prossima. Ora siamo nella parte contrastante, la parte di Vendere, siamo a Venusberg. Cosa abbiamo? Abbiamo, questo sarà complicato per voi di seguire, forse è la seconda, no, sì, seconda riga. E poi all'inizio avevamo, sono molto simili. Allora, abbiamo uno nel contesto del corale, inno dei peregrini che vanno a Roma, eccetera. E qui abbiamo nel mezzo della frenesia orgiastica del Venusberg. È praticamente la stessa musica. Perché, allora, abbiamo, e questo è un elemento importantissimo di Wagner, sì, abbiamo gli elementi in battaglia, abbiamo gli elementi in opposizione, ma hanno anche certe cose di grande assomiglianza, di grande, e difatti in un certo senso Wagner dice che il desiderio per la salvezza e il desiderio di scopare ancora una volta con Venere è sempre il desiderio, è sempre il desiderio. E quindi abbiamo, questo è anche nel Ring troveremo moltissimo questo senso di conflitti che però nascondono e poi che la musica rivela assomiglianze o legami. È proprio la musica che ci fa capire il significato dell'azione, delle parole, dell'azione, la musica che è la portavoce delle emozioni, ma anche del significato del melodramma. E questa è un po' la chiave di Wagner, cioè quello che lui scopre, che non è solo un modo di descrivere o di amplificare o di imbellire l'azione, ma di rivelare l'azione, rivelare il significato dell'azione e della parola. Andiamo avanti. Ora invece passo, se riesco a trovarlo, c'è tanta musica qua che... Wagner conosce Liszt nel momento più importante della sua vita perché gli salva la vita, che tutto sommato è importante. Difatti, se Liszt non fosse intervenuto, non credo che Wagner sarebbe stato giustiziato, che gli avrebbero anche perdonato. Avrebbe passato 10 anni in carcere come suo amico Roeckel. Erano accusato esattamente allo stesso grado e Gruckel è passato 10 anni in carcere a Dresda. Wagner, perché conosceva Liszt, è riuscito ad andare in Svizzera. Non so se in carcere a Dresda se Wagner avrebbe scritto il Ring, ma non credo. Quindi, a parte quello, lui conosce Liszt e conosce Liszt, ha sentito Tannhäuser. Questo vi ho anche parlato quando parlavo di Liszt. Liszt sente Tannhäuser, per lui è una grande rivelazione, e scrive queste armonie poetiche religiose. Wagner poi conosce Liszt, vede quello che Liszt ha fatto delle sue idee, e Wagner stesso viene molto molto influenzato. Quindi siamo al numero 16, che comincia solo bassa pagina, è vero? Sì. Va avanti. L'importanza qui è che Liszt scopre un linguaggio di scrivere una cosa molto tonale, molto diatonico. Diatonico significa che non c'è tensione armonica, che senza cromatismi. È tutto così. Però aggiungendo note che non ci stanno per creare una consistenza, non so, più carica e più emotiva, insomma, non difficile analizzare esattamente perché e come. Per esempio, già non è, è difficile sentire perché il basso è stonato poi. Sì, anche se la situazione armonica è chiarissima, poteva essere anche Bach. Tutti questi aggiunti accordi crea un'ampiezza, non so, che Wagner
Senza Lohengrin, innanzitutto, direi maestri cantori, sarebbe impossibile, inconcepibile, perché maestri cantori è completamente diatonico di stile, cioè diatonico nel senso che lì si può sempre dire in che tonalità siamo e qual è la funzione di questo accordo e quell'altro, perché ha come modello, in un certo senso simbolico, i corali di Lutero, cioè il barocco tedesco, perché è anche un collegamento storico, perché quello è l'opera basata proprio sulla storia, non sulla mitologia. Però questa idea, secondo me, viene, secondo Wagner stessa, Wagner non, a parte Beethoven che era morto e lontano, e Chopin che era lontano e quasi morto, altrimenti Wagner, come molti altri grandi artisti, non amava riconoscere le influenze. Beethoven stesso parlava bene di Haydn solo quando Haydn era ormai morto, ma di Liszt Wagner qualche volta in pubblico anche ha riconosciuto i suoi debiti. Sì. Alla fine del Ring Wagner ha fatto un discorso davanti all'orchestra e ai cantanti dicendo che, guarda, senza Liszt non avrei mai potuto fare tutto questo da nessun punto di vista. Quindi anche ogni tanto Wagner è capace di fare qualche gesto anche onesto. Ok, prendiamo il prossimo, siamo al numero 17. 12, Susa, sì, 12, grazie. Siamo... sì, siamo alla seconda riga e poi andrò direttamente a bassa pagina. Suono un pochettino, poi andrò... Questo è già Lohengrin e anche Parsifal. Sì, questi accordi che fanno parte. E se andiamo alla bassa pagina, sentiamo da dolce, da piano dolce. Sembra quasi una citazione di Lohengrin. Questo resto no, ma Lohengrin deve già cominciare a girarsi in testa. Prossimo 41. Qui siamo ancora in questo ciclo Harmonie Poétique Religieuse, nel secondo Ave Maria. Non sarebbe stato molto concepibile. Sì, volevo dire che Wagner non avrebbe mai scritto un Ave Maria perché era protestante, ma insomma Santa Elisabetta fa una preghiera alla Vergine, quindi ecco, sì. Anzi, uno dei passaggi più belli di Tannhäuser. Comincio metà pagina, la fine della seconda riga, okay? Dove c'è scritto espressivo. Questo passaggio l'ho suonato, perché è un pezzo che non si suona quasi mai, l'ho suonato per alcuni miei amici wagneriani, erano tutti convinti che avevo trovato qualche pezzo sconosciuto di Wagner, scritto magari all'epoca di Lohengrin o forse anche un po' dopo, tipo di maestri cantori. Io non saprei analizzare esattamente, sì, due punti in particolare, questo... E poi, innanzitutto, forse più ancora, questo è i maestri cantori. Questo potrebbe essere proprio preso da maestri cantori. Quindi anche qui abbiamo Liszt dal linguaggio armonico, sta, come diceva Wagner stesso, che protestando perché qualcuno l'aveva scritto in un giornale, che noi tutti sappiamo che sono diventato un altro tizio, lui dice un ganz anderes Kerl, un altro, proprio un tizio diverso da quando sono venuto a conoscere il linguaggio armonico di Liszt. E questo è un esempio. Ok, ora andiamo a Elsa, ok, che devo trovare, è qua.
Ora invece vediamo un po' quello che Wagner fa di queste idee. Sì, questa è una trascrizione di Liszt, Liszt che ha creato Lohengrin, perché Wagner era ormai in Svizzera, che gli mandò la partitura, che Liszt, come un grande gesto di solidarietà e di coraggio, diresse la prima assoluta creazione di Lohengrin. Forse questo è un pochettino fuori. Comincio la seconda riga, dove c'è scritto dolce. E questo è già esattamente il linguaggio del passaggio precedente che ho suonato. Ora andrò all'ultima riga e poi passerò direttamente alla prossima pagina, che è l'esempio successivo. Quindi sono proprio l'ultima riga, citazione famosa. Questa visione di Elsa del cavaliere in bianco che verrà a salvarla. Ovviamente viene direttamente da questo passaggio listiano, sì, armonicamente è quasi identico. Anche ho voluto suonare questo passaggio anche perché per un altro esempio di influenza però dell'altra parte. Thomas Mann, che è un grande wagneriano che come vedremo dopodomani, ha dato forse la definizione migliore di tutti quanti del vero significato del leitmotiv wagneriano. Citava sempre questo passaggio come l'apice assoluto del romanticismo, come il momento preciso più alto del romanticismo universale. Questa visione della fanciulla, del cavaliere in bianco, questo Ein Ritter. E ha questo, non so, questa essenzialità che Liszt non avrebbe potuto fare. Per tutto il mio amore per Liszt e il mio amore abbastanza limitato per Lohengrin alla fine, questo genio Liszt non aveva. Ecco. Ora c'è qualcuno che magari vorrà battere in duello. Andiamo avanti. Ora torniamo a un altro aspetto, sempre nelle Harmonie Poétique Religieuse. Numero 16. E poi andiamo alla prossima, il quadro dopo. Non devo parlare prima perché sono diversi. Qui ovviamente armonicamente non succede niente. Volevo parlare di questo accompagnamento, che semplicemente senza esempi da vedere, se sentiamo nel ring, potrei darne milioni di esempi proprio dal ring stesso, questo di dare un retrofondo continuo, misterioso, mellifluo, che crea atmosfera anche, e questo senso, sì, è vero che armonicamente è completamente stabile, però con questo movimento è stabile ma fluido allo stesso tempo. Questo forse viene da Liszt in un passaggio come questo. Andiamo avanti. Ah, ci sei?
solo la seconda battuta. Volevo far vedere un po' la fluidità enorme anche qui nella linea melodica, come la linea melodica va, potrebbe, sai, non ha più definizioni precise, ma è molto libera e molto espressiva. È un po' come concezione di pensare a una tentativa da parte di Liszt, poi realizzata da Wagner, secondo me, dell'abolizione della differenza tra cantilena e recitativo. Che non c'è più la differenza tra la cosa cantata, per così dire, l'aria, e il recitativo, che diventa, questo è un po' tutte e due insieme. Andiamo avanti, dove siamo? Numero 18, che è 46. A qui, per dare un esempio veramente di come questo uso del retrofondo mellifluo armonico può diventare quasi proto-impressionista, anche come in Wagner, e difatti lo diceva anche lo stesso Debussy. Comincio la seconda battuta. È molto, sì, è molto bello e molto caratteristico. Ok, andiamo, ora siamo, sì, per dare un esempio di un po' dove un'idea come questo può arrivare, un esempio forse che non capirete subito, perché è molto diverso in un certo senso, anche se qui sono sicuro che Wagner aveva proprio Liszt in mente come ispirazione. Devo solo trovare la pagina, aspettate, ancora un po' di pazienza perché qui non c'è ordine. Qui siamo nel secondo atto di Tristan. Sì. Questo è il problema di avere troppo materiale. No, farei meglio di farlo a memoria. No? Eccolo. Ok, qui siamo nel secondo atto di Tristan. Questi sono i famosi corni di caccia che sono lontano. Dopo, non ho la citazione qua, ma dopo sentiremo così. E diventano un murmurio sensuale, vago, cioè che hanno, perché queste sono la visione di Isotta che è così intossicata dall'amore che traspone il suono delle corna di caccia in una cosa, dice no, ma non sento più i corni, perché i corni sono quelli che impediscono che possa venire Tristan, sento il ruscello, il mormorio delle foglie, della brezza notturna, tutte quelle cose, immagini della sensualità dell'amore, però è sempre su questo fondo di colore armonica, senza movimento armonico, tutto questo. Io non voglio, cosa devi dire? No, no, grazie. No, era solo una pagina. Proprio non di girare le pagine, di trovare la pagina. Grazie, però. Grazie. di Liszt, di quello che faceva Liszt su questa stessa armonia. Poi andiamo. Ok, ora siamo nel Tristan. Se dovessi dire una cosa un po' stupida da dire, ma insomma è così. Io ho scoperto Wagner attraverso Tristan, e Tristan rimane probabilmente la mia più grande passione wagneriana, e considero Tristan come, eccolo, la più grande
il più grande capolavoro di Wagner, più perfetto innanzitutto, e forse il capolavoro assoluto dell'Ottocento. Questo per dare un esempio, avevo suonato anche prima, del linguaggio armonico di desiderio, cioè dove non capiamo dove va. Se prendo solo l'ultima riga, proprio l'ultima riga. Ah, scusami, pagina 161, esempio numero 20. Ci siamo? Dove lui dice Zeinen, proprio desiderio. E gira. Ho suonato tutto il passaggio. Prima di tutto comincia questo clima ancora molto stracciato da desiderio e poi c'è questa transizione, forse per me la più bella di tutta la storia della musica. Wagner stesso diceva che considerava come il suo talento principale quello della transizione, cioè quello di poter portarci nella musica da un momento drammatico, da un momento teatrale a un altro. Qui andiamo da... proprio dalla... straziante di desiderio proprio e alla fine che tutto abbiamo solo il battimento di cuore che ogni compositore della storia dopo Wagner copierà questo. Perché sono i due amanti che si sentono battere il cuore. E questa come la musica si ma questo è un colpo di teatro, è un colpo anche musicale straordinario come sciogliere la tensione per trovare questo senso di infatti questo è l'unico momento quasi in tutto Tristan prima della fine dell'opera dove abbiamo la sospensione totale della tensione, questo cuore del duetto d'amore che sono domani sera è proprio la parte quando sono Osinkanire Nacht Liebe, no, come si traduce affondi su di noi notte di amore. E poi quando non cantano più, è tipico che il momento di più grande bellezza trascendentale, diciamo, è quando non cantano più e canta solo Brangen dalla torre, sì, che suonerò, e che forse suono anche ora. Il prossimo 169, sì, sarà già... Sì, è già Brangen. Prima di questo, non ho citato, ma ora... c'è, se parliamo di Schopenhauer, c'è forse il momento più schopenhauriano di tutto Wagner, quando loro cantano Selbst dann bin ich die Welt, che significa Dio mio, sai, tradurre poesia non è facile. Solo ora, e proprio ora siamo noi il mondo. Cioè, siamo questo senso schopenhauriano che l'unica risoluzione dello strazio continuo dell'esistenza in questa catena continua di desideri mai realizzati, da ogni desiderio nasce il prossimo e di trovare questa unione mistica con l'universo in nomina, come dice lui in termini di filosofia. E subito dopo questo abbiamo che loro poi comincio all'inizio della pagina, cioè la terza battuta Nivida, sì. Thank you.
Ovviamente non sto suonando quello che voi vedete sulla cosa, perché la mia trascrizione è molto più vicina a quella dell'orchestra, questa è una riduzione molto drastica. E questa... questa serie di accordi... posso andare avanti perché va avanti ancora. In un certo senso, anche se l'opposizione di tutto strazio, tensione, qui è tutto, però anche qui non risolve mai. Non risolve mai anche qua. Va sempre... sì, e difatti, andiamo avanti, ma non ho fatto la fine. Questo continua lo stesso procedura creando questo mondo e Thomas Mann ha descritto questo passaggio nella novella Tristano e dice che quei violini così più alti di ogni ragione, perché qui ci sono tanti soli violini che fanno queste salite, se comincio la seconda riga, sì. Ma non potrete riconoscere da quello che c'è scritto qui, da quello che sto suonando, questo, perché è una scrittura, vedeste la partitura che è così, con milioni di linee che vanno tutte le direzioni, anche se tutto pianissimo, non posso fare molto. Sapete che Verdi, dal secondo atto di Wagner, di Tristan, ha detto che è l'atto più perfetto nella storia d'opera. Verdi, ecco, il vostro. Infatti non è così complicato qui, diventa più complicato dopo. Sì, Verdi, poi dopo quella frase ha poi detto che queste cose invece sono impossibili per noi sotto il nostro sole italiano. Che è anche interessante pensando che Wagner questo l'ha scritto a Venezia. Sì. Ecco, ironia. Ecco, ma non neanche a Parma, scusa, meno ancora. Non era quello a cui alludeva e Verdi. Andiamo avanti, ora siamo in Max di Cantori, che in quale volume è qui? Qui a Max di Cantori voglio solo far vedere come Wagner, come Liszt, vi ricordate il passaggio di Liszt quando fa delle omonie tradizionali aggiungendo note, diventa molto più ricca, più ampio. Wagner fa esattamente la stessa cosa, questo non avrei potuto scegliere meglio, ma... Sì, la seconda esempio è migliore. Questo è del famoso Price Lead. E poi andiamo avanti dove sarà più chiaro quello che voglio dire. Comincio... una battuta prima della pagina, quindi sentirete una battuta prima. Per essere sicuri siamo su esempio 25, è vero? Ok. Sì, è tutto molto melodico, molto, però c'è una grande ricchezza, anche in questo linguaggio armonico molto tradizionale, sentiamo una grande... E questo, c'è un linguaggio, ci sono nomi tecnici per quello che sta facendo, aggiungendo sempre note in passaggio. Praticamente significa aggiungendo elementi polifonici in un contesto armonico tradizionale. Però è un suono tipicamente wagneriano, però che secondo me risulta dall'influenza cristiana. Okay, andiamo avanti e ora torniamo all'ultima opera di Wagner, Parsifal, che suonerò
non domani, ma giovedì, passaggio di pace. Cambio, ho cambiato un pochettino il programma ancora, non i pezzi, ma in che programma sono i pezzi, per motivi di durata. Questo annuncio sul palcoscenico. Siamo 63. E questo siamo dall'ultimo Wagner, anche se dobbiamo tenere presente che Parsifal è stato concepito nel 1845 e compiuto nel 1882. Quindi una gestione veramente lunga. E secondo me ci sono elementi musicali che arrivano da tutti i periodi, perché lui ci ha lavorato subito, poi durante la composizione della Trista, poi a varie riprese torna a Parsifal. Ma qui vediamo innanzitutto questa stessa cosa delle armonie normali con gli aggiunti che danno ricchezza, ma anche questa possibilità straordinaria in Wagner, che forse ha preso direttamente da Beethoven, di prendere una piccola cellula e di trasformarla in una cosa grandiosa. Qui la cellula è semplicemente le campane, che sentiremo solo alla fine del passaggio, le vere campane, ma l'elemento è di quelle delle campane, che poi nel terzo atto, che non ho qui, è ancora trasformato. Comincio dove c'è scritto Langsam und feierlich, la seconda riga. Ok? Tutti questi accordi così ricchi, però sono i soliti accordi tradizionali. Non siamo nel mondo di Tristano, saremo fra poco, ma non siamo qui. Però è sempre più... e qui sarebbe forse uno dei più bei passaggi. Io non sono il grande amatore di Parsifal, ma questo è un passaggio veramente straordinario. La seconda riga, mezza pagina praticamente, dove continuo a prendere queste idee... ancora come sembra che uno, non so, che il cielo si apre un pochettino, sempre con queste, anche è abbastanza straordinario come passaggio. E continuo, il prossimo esempio. Ovviamente è cambiato qualcosa, siamo praticamente andato al mondo di Tristan, con questi pam pam. Perché abbiamo qui l'opposizione dei due mondi in Parsifal, che la sofferenza di Amfortas con la salvezza del Graal. E se continuo la terza riga. Sentiamo le campane. Si vede come lui è capace di mettere anche nell'orchestra come una voce sopra l'altra, sopra l'altro, che crea questa, sì.
E poi per finire con le campane, come qui avremo i veri campane, che sono prima della pagina, e ora comincerò con le pagine. Così dopo tutto questo arriva, sì, che arrivano lì alla sala del Graal e tutto. Quindi non c'è l'esempio, ma non resisto alla tentazione. Nel terzo atto torna ancora con questo. Ma ora avremo. Una serie di dissonanze terribili, ma sempre su questo. Per far vedere che lui è ancora capace di trovare. Questo è Beethoven, cioè di prendere il motivo plastico e di lavorarlo in modi che nessuno avrebbe potuto, che si scopre che da questo, tutto sommato, cos'è? Sono le campane, e che si può fare questa cosa così enorme. Ora torniamo invece a quello che è stato influenzato da Wagner. Il problema sarà di trovare la musica. Eccolo, provato. Liszt. Questo è Liszt del terzo anno di pellegrinaggio. L'ho già suonato qui, alla Villa d'Este, i cipressi, contempla la morte, difatti il pezzo si chiama Trenodia, e poi prendiamo il prossimo, l'esempio wagneriano, il preludio del terzo atto, abbiamo questo, che è l'inizio di Tristan, che ho cominciato, e ora invece avremo... Stesso dice che questo non è solo la mia idea, che anche come atmosfera, come pesantezza, sofferenze. Ok, andiamo, torniamo a un altro esempio di cipresso, che è anche una cosa trasformata wagneriana. Qui siamo verso basso pagina, verso fondo pagina, cioè la quarta riga. E va avanti. E Liszt, non ho l'esempio da Tristan davanti a me, ma posso suonarlo, di questo. Che l'ha trasformato. Ovviamente è un altro clima, però l'ha trasformato. Questo è un omaggio quasi più che un'influenza. Poi torniamo a un altro pezzo di Liszt dove l'immagine wagneriana è doppio. Come vedremo, c'è l'influenza wagneriana diretta musicale, però c'è anche perché questo pezzo che si chiama la gondola lugubre, che lui visita i Wagner a Palazzo Vendramin a Venezia nell'82-83, l'inverno, e Wagner non sta bene, per niente ha l'angina, ha problemi di cuore, e Liszt ha un presentimento della morte di Wagner. Immagina i cadaveri di Wagner, la bara di Wagner portata in una gondola funebre, cosa che poi si realizza un mese dopo. quindi Liszt aveva un senso forse di colpa, non lo so.
comincio dove c'è scritto recitando e poi vado avanti alla prossima. Cioè, scusa, recitando c'è scritto due volte. Proprio basta le ultime righe, le ultime quattro righe. Le ultime quattro battute, scusate. Poi ci sono altri passaggi anche più elaborati di questo stesso senso, e ora devo trovare l'originale in Tristan, quello che è difficile perché non ho le pagine consecutive, lo faccio forse a memoria, l'ho trovato. Allora, qui cominciamo, magari vedo cosa avete, andiamo alla... Sì, c'è la fine della prima riga, solo la parte solo, sì, il famoso coro inglese, coro inglese. Sì. Va avanti per tanto, questo bellissimo solo, che questo senso sconsolato, perduto, non so, è difficile anche descrivere, che lì cerca di evocare questa lunga linea melodica senza direzione, che un po' erra vagabonda nell'abisso. Ok. Basta di linguaggio troppo poetico. Ok, poi una piccola cosa che faccio più di... Se riesco a trovarlo, Dio mio. Sì, ma questo è un altro... Questo è un pezzo che Liszt ha scritto per Wagner dopo la sua morte, subito dopo questo... Questo per Liszt è l'inizio di Parsifal. E Liszt aveva già scritto a Wagner che l'idea di questo di Parsifal viene da una composizione di Liszt, e quindi questo è un pochettino un omaggio ad un omaggio ad un omaggio, se vogliamo. Ora in tono molto funebre, in tono proprio di lutto. Ok, andiamo. Allora, prendiamo un po' altri compositori dove vediamo influenze wagneriane fortissime. Uno è certamente Fauré. Forse l'esempio invece più clamoroso di una conversione musicale è César Franck. César Franck, fino all'età di 55 anni, compositore famoso, anche se noi non suoniamo niente di Franck scritto prima dei 55 anni, epoca quando scriveva musica innanzitutto religiosa, molto diatonico, di buona scuola francese, e lui a 55 anni scopre Wagner, perché cominciano a fare i concerti wagneriani a Parigi, i concerti L'Amoureux, dove suonavano ogni concerto almeno brani orchestrali presi da opere di Wagner. Franck viene proprio il coup de foudre, insomma, che a me è capitato a 14 anni, gli capita a 55. E lui scrive da lì alla fine della sua vita, 11 anni dopo, solo robe wagneriane, cioè il quintetto è la prima cosa, e che il famoso alleato Saint-Saëns, che già conosceva Wagner, perché aveva rotto con Wagner anche per motivi politici più che altro, e quando Saint-Saëns va al concerto, quando c'è la creazione del quintetto di Franck, dopo il primo tempo si alza e esce dal teatro gridando traditore. Ecco, sì, questo invece siamo Fauré. Mm-hmm.
sopra dopo sarebbe più chiaro, ma quello che è innanzitutto wagneriano è questo. Pensiamo di arrivare alla chiusura armonica, ma non ci si arriva, non ci si, è sempre spostato. Lo fa in modo suo, che è molto diverso di quello di Wagner, però è come uno che cerca di reinventare un'idea, una concezione armonica. Sì, forse vediamo in modo forse più chiaro ancora, sì, qui per esempio, comincio proprio a capopagina. Uno che continua senza risoluzione della tensione. Poi andiamo a un altro tipo di forte, un forte molto, molto successivo, sì, abbastanza successivo, forte scritto già 1910, credo, i preludi. Si vede che va anche lì armonicamente, è tutto molto bello, mellifluo, soddisfacente, però non va mai dove pensiamo che andrà e non sappiamo mai dove andrà dopo, in questo senso. Prendiamo un altro esempio dove Proust almeno è convinto che lui cita Tristan, non credo proprio, ma... È qui che era. Senti? È abbastanza trasformato, ma c'è come un po' un vecchio ricordo di qualcosa che sta un po'... C'è un passaggio bellissimo in Proust quando descrive questo momento. Quindi passiamo finalmente a un altro del Novecento molto influenzato da Wagner, lo diceva se stesso, Alban Berg, che poi in un'opera molto matura, nella suite lirica per Quartetto d'Archi, nell'ultimo tempo, nel momento proprio cruciale del pezzo, cioè... completa, senza cambiamento, senza niente, citazione completa, come proprio dice lui, la chiave di lettura. La chiave di lettura della Lyrische Suite deve essere questa citazione dell'inizio di Tristan. Questa sonata invece è un'opera abbastanza giovanile, anche se già un capolavoro. Abbiamo in una situazione molto più estrema esattamente la situazione armonica di... dissonanza dopo dissonanza che ci porta... che andiamo avanti sperando la risoluzione che poi non viene, o viene in questo pezzo tre volte abbiamo chiusure. Qui abbiamo veramente due... pare che originalmente quando Berg portò la prima versione di questa sonata a suo maestro, quello che poi diventa suo maestro Schoenberg, era ancora molto più wagneriano, che Schoenberg riuscì a far, come dire, attenuare un po' le citazioni. Comincio... sì, a capopagina, anzi una battuta prima.
Qui abbiamo due citazioni. Questo abbiamo invece questo e The Ring è The Good Demeron, che è un suono tutto. Che molto che non è neanche molto cambiato. E poi il climax, torniamo all'ultimo esempio, il climax, siamo a bassa pagina, l'ultima riga quasi. Comincio la penultima riga. Non è facile cominciare, ma va. Come faccio? È l'accordo. Pare che là dove ora c'è scritto 4F, vede che ci sono 4F, fosse originalmente tre battute dopo. E se fosse fatto... è il preludio di Tristan. Poi arrivare lì, che l'ha spostato per un po' attenuare la citazione. Innanzitutto, questo si potrebbe dire, ma insomma, è un caso, ma pensiamo che questo stesso Berg, 20 anni dopo, fa la citazione completa, come chiave di lettura della suite lirica. Ok, ho finito con questo, so che è tardissimo, però sapevo che sarebbe stato tardissimo stasera. Se qualcuno resiste, c'è ancora qualche domanda? Su Wagner domande ci devono essere, solo che se magari siete tutti storditi. Ci sarebbe un microfono qui da portare? O scappate tutti? Ma, voi? No, perché ci sono... No, perché ci sono... Devono registrare. C'è un termine tedesco che hanno forse inventato proprio per Wagner, che si chiama Sitzfleisch. Capite l'espressione Sitzfleisch? Sitzfleisch sarebbe la carne sul sedere, e significa la resistenza, perché Wagner poi è anche lungo, e anche le discussioni su Wagner sono lunghe. Sì? Qualche parola sui Wesendonck-Lieder? Mm-hmm. I Wesendonck-Lieder sono composizioni che Wagner sono importanti perché hanno un pochettino lo scopo parallele a quello che dicevo prima sui saggi di Wagner. Sono opere di preparazioni. Mathilde von Wesendonck era la moglie di un mecenate che aiutava. Wagner non aveva mai soldi, mai, o non mai abbastanza soldi, e trovava sempre gente ricca per pagare. Per esempio Wagner, quando arriva dopo la rottura con i Wesendonck, va senza un centesimo in tasca a Venezia per continuare la composizione di Tristan, va a Daniele, che era in quell'epoca l'albergo più caro di Venezia, e quando non ha per pagare ovviamente la stanza, lascia il Daniele per andare a vivere a Palazzo Giustiniano, dove trovava qualcuno che doveva pagare anche lì, ma non è mai pagato. Wesendonck Lieder sono 5 Lieder, non è vero che sono... sono tra le cose importanti di Wagner che non sono un'opera, però sono, dice lui, due di quelli sono proprio schizzi per Tristano, preparazioni per Tristano, innanzitutto come clima, è vero che anche citazioni, Träume e im Treibhaus sono quasi citazioni di Tristan, del secondo e poi del terzo atto, ma tutto questo clima di desiderio non realizzato. E forse la Mathilde era l'unica donna con cui Wagner era molto innamorato, con cui non ha mai avuto un vero rapporto intimo. È abbastanza possibile che non hanno mai consumato il rapporto, che anche farebbe parte del clima di desiderio insaziabile, mai realizzato, mai consumato, che troviamo in Tristan. I Wesendonck-Lieder sono, in modo loro, anche capolavori.
anche se per me sono sempre più promesse che altro. È quello che voleva sentire, come io risposto. Ok. Non dici niente? Tu? Una domanda un po' più. Come? Una domanda un po' più minore. Non è che il fatto che riconosce l'influenza di Liszt sia un po' dovuto alla presenza di Cosima? No, perché Cosima viene molto dopo. Wagner conosce Liszt nel 47, quando Cosima aveva 9 anni. E Wagner conosce Cosima sposata con Hans van Bülow, il primo marito, che era allievo di Liszt, durante la composizione di Tristan. E non gli fa nessuna impressione. E Wagner, l'amore tra Wagner e Cosima comincia abbastanza dopo, quando Wagner è a Monaco preparando la prima esecuzione di Tristan, e che Bülow dirige, e che loro cominciano il rapporto, e che nasce, caso strano, Isolde, che ufficialmente è figlia di von Bülow, anche se ovviamente non lo è. Ma credo che l'amicizia di Liszt con Wagner era dopo, nonostante Cosima, non per Cosima. Perché Wagner era molto geloso dell'amore di Cosima per suo padre, e a Liszt stava molto fastidio il fatto che avessero umiliato suo von Bülow. Liszt non aveva la faccia tosta di accusare Wagner di adulterio. Liszt, che di adulterio ne conosceva molto, e poi era abate in più. Ma l'ipocrisia di andare avanti in un rapporto quando l'altro dirigeva le sue opere e fa figli con la moglie, quello non piaceva a Liszt, no. Sì? Mi interessa di capire la contraddizione tra l'essere Wagner anarchico e nel contemporaneamente, non so se nello stesso periodo, antisemita. No, sì, ecco, ero sicuro che anarchista e antisemita sono nello stesso periodo, se pensiamo che il saggio principale antisemita di Wagner, cioè quello antisemita almeno direttamente, esplicitamente, The Judentum in the Musik, cioè i giudei nella musica, viene dal 50, e che è praticamente ancora il periodo pieno di Feuerbach, della concezione del Ring. E secondo me è collegato con due cose che hanno a che fare proprio con lo spirito, però preso in un senso molto negativo, dell'inizio dell'Ottocento. Uno è che Wagner, in questo momento della sua vita, e se prendiamo la storia del Ring, vediamo molto chiaramente, considerava che il grande male della società umana era il denaro. Il denaro, cioè i soldi, e il desiderio di soldi diventa nel Ring un po' un senso della maledizione umana. E Wagner identifica gli ebrei con soldi, con denaro. E poi un altro aspetto è questo sarebbe stato anche Marx, che era ebreo stesso, cioè questo aspetto dell'ebreismo non è una cosa razionale né una cosa teologica, ma è una cosa proprio di società, che è una cosa abbastanza comune dell'antisemitismo di sinistra, perché non, l'antisemitismo esiste sia di sinistra che di destra. Di destra è nuovamente una cosa di folk, di popolo, che è un elemento estraneo, xenofobia. Invece, e quello c'è anche in Wagner, ma quello viene forse piuttosto dopo. Invece quel saggio è innanzitutto un attacco contro Meyerbeer e indirettamente contro Mendelssohn, perché Wagner sta cercando di trovare cos'è il fonte vero dell'ispirazione musicale. E lui dice, perché
difatti dice che anticipa Schopenhauer. È strano che dopo aver fatto milioni di pagine sull'importanza dell'unione delle arti, che poi avrà un'influenza enorme su tutta la cultura francese di fine secolo, inizio del secolo, con i simbolisti, eccetera, eccetera, Wagner, scoprendo Schopenhauer, dice che no, alla fine è la musica che conta e le altre arti sono inferiori. Perché la musica solo è capace di esprimere di villa, la volontà nel senso del... di quello che non si può esprimere, dell'unica cosa che conta, che è che questo, secondo lui, viene dall'essere profondo unito con la cultura, e che un elemento estraneo non può avere questo senso. E lui critica la musica scritta dagli ebrei proprio perché dice che un ebreo è sempre uno che viene da fuori. Parla il tedesco o i francesi con un accento straniero, che era certamente vero in quel momento della storia, e dice, posso citare, ecco, prendiamo l'esempio di Mendelssohn. Nessun uomo della storia è stato più intelligente, più colto, più raffinato, più istruito, più bravo tecnicamente, e ciò nonostante non riesce mai a commuoverci proprio a livello più profondo del nostro essere. Non sono sicuro che lui non abbia ragione. Il problema è che le sue conclusioni sono sbagliate. Lui dice perché Mendelssohn, essendo ebreo, non può arrivare al fondo delle espressioni della cultura perché la cultura non è sua. Io direi semplicemente che se questo fosse vero, perché Mendelssohn esce dal ghetto una generazione prima, cioè i ghetto sono stati aboliti da Napoleone nel 1790 qualcosa, e Mendelssohn nasce 10 anni dopo e compone 30 anni dopo. E quindi non c'è stato tempo, forse. Quello che Wagner identifica come un effetto, non avrebbe detto ancora razziale, ma di cultura, io direi forse solo di storia. Ma questo, ecco, ho risposto? Ok. Sì. Basta? No? Scappate se volete. No, sì, scappate pure. Maestro. Devo fare nulla. No. Maestro, da ultimo, ma non per ultimo, volevo dire due cose. A parte l'ultima argomentazione sugli ebrei, da me è stato superato il giorno in cui ho visto cinesi suonare musica occidentale in modo magistrale. Sì. E quello già mi ha fatto superare qualsivoglia preconcetti di quel genere. Però è un pregiudizio che esiste tuttora. Io conosco tantissimi europei che dicono: ma com'è possibile che questi asiatici possano capire la nostra musica? Maestro, lo pensavo anch'io, e addirittura ne avevo trovato le origini nel loro linguaggio, perché la loro lingua è agglutinante e non permette determinati... Ma inutile che ora si stia a parlare di linguistica, magari ne parleremo dopo domani. A lei piacendo. Invece le volevo dire una cosa, ho notato la completa assenza di un esame della psicologia, anzi della dell'elemento psichiatrico relativo a Wagner. Chiaramente Wagner è impregnato di paranoia. Io sono un medico e riconosco, purtroppo vado alla ragione. Non è impossibile. È molto probabile, però quello che mi stupisce è che nessuno... Ecco perché si sono società wagneriane in tutto il mondo. Siamo capaci di andare avanti parlando se Wagner fosse paranoico. Non voglio disturbare. Sono felice. Io sono felice. No, è troppo tardi. Se vado io in psichiatria. Volevo solamente dire, visto che ci rivedremo ancora, è un esperto wagneriano, non di paranoia, spero mi può dare una piccola risposta, perché altrimenti la cosa mi interessa moltissimo, e mi interessano moltissimo i rapporti che egli ha avuto con Liszt, con Schopenhauer, sotto il profilo, non dico medico, psichiatrico, diciamo. Wagner, rispondo in due parole perché è tardi, ma direi questo: Wagner spesso viene oggi definito come bipolare, ma non tanto come paranoida. Paranoia musica bipolare. Musica bipolare, ma anche di personalità.
e capace. Io sì, forse Wagner non aveva certamente un carattere facile, però per finire la serata, così per finire, voglio citare, è una citazione quasi autocitazione, però è una cosa che ho detto un po' come parafrasi di qualcosa di un'altra persona, ha detto che il mondo oggi, come nell'Ottocento, è pieno di persone senza scrupoli, di persone che hanno abusato le mogli dei mecenati, che hanno mentito, che non avevano apertura e onestà per i soldi, per i problemi di denaro, che spendevano denaro che non era loro, che erano bugiardi, che erano razzisti, che erano anche paranoidi, che trattavano male i nemici, che venivano nemici dappertutto, e poi i nemici veri ne faceva. Anche questo purtroppo, se prendi come nemico qualcuno che forse non lo è, diventa un nemico. Però, con tutti i disprezzi, tutte le cose terribili, una sola persona, il mondo è pieno di tutti questi, ma una sola persona ha scritto Tristan. E aggiungo, lui è morto il 13 febbraio 1883. Finché c'è l'umanità, ci sarà Tristan.